Grani di Sale, la rubrica settimanale condotta da Cristina Vidali e Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina e Cristina per questa nuova puntata di Grani di Sale. Ormai siamo addirittura d'arrivo di quella che è l'anno scolastico. Al termine dell'anno scolastico, i genitori che cosa regaleranno come premio ai propri figli? Tecnologia sì? Tecnologia no? Ne parliamo dopo un po', ovvero dopo la pausa. Rieccoci di nuovo per questa puntatona di Grani di Sale, un orario proprio da pranzo, vero Cristina? Sì, anche da abbiocco però, Dipende a che ora mangi, dai. Sì, esatto, dai. Io, Gwendalina, abbi pazienza, cioè sono in una scuola, quindi mangio con i bambini, questa è l'ora veramente dell'abbiocco. Allora, dicevamo prima nell'intro, insomma nel lancio di questa puntatona di Grani di Sale nuovamente, ovvero tecnologia sì o tecnologia no per i nostri figli, i vostri figli. Come premio del fine anno scolastico, sì. Per la promozione, insomma. Esatto. Tu che dici? Diamo una tecnologia sì? Ma guarda, un bel smartphone da, non diciamo, magari con connessione limitata e super veloce, carichiamo tutti i giochi possibili e immaginabili, memoria così, mega galattica, dalla mattina alla sera stanno così appiccicati, non mi tormenta tutto il giorno, riesco a lavorare, ad andare in palestra, a fare la spesa, a farla mangiare e non mi pare neanche di averlo a casa. Va, che bella estate che passiamo, e diventa un bacucco. Sì, no, guarda, ecco. Lascia stare. Per usare un eufemismo. Poi arrivano a scuola e la prima settimana sono irrequieti. Ma come mai che è così irrequieti? Magari perché in crisi di astinenza, no? Cioè, tecnologica, perché, intendiamo, certo, no? Perché è una cosa che non si pensa, non ci riflettiamo mai sopra. Ma ricordatevi che come per il tabagismo, come per una droga, anche la situazione praticamente di uso dell'informatica, meglio ancora dello smartphone, del videogioco, eccetera eccetera, crea una situazione di dipendenza, ok? Eh sì, tecnologica. Prova a immaginarti la ludopatia. Ci siamo, la stessa cosa succede, cioè la stessa ludopatia succede anche per un ragazzino che gioca con il videogioco del telefonino dalla mattina alla sera, ok? Più giochi più giocheresti, perché ovviamente, certo, ti coinvolge nel gioco, eccetera eccetera, più giochi più giocheresti, alla fine di tutto, alla fine della festa, come si suol dire. Come tu togli il telefonino perché, che ne so, devi andare in vacanza, si è rotto, eccetera eccetera, i nostri ragazzi vivono una situazione di crisi, di astinenza da telefonino. Sì, sono un mondo tutto loro, anche se sono in spiaggia con il sole, bellissimo, diventano sabbia e quant'altro. Apatici, disinteressati, senza nessuna voglia di intraprendere qualsiasi iniziativa. Questi sono tutti sintomi di chi sta vivendo una crisi d'astinenza. Per andare sul concreto, quindi consigliamo ai genitori che ci stanno ascoltando di comprare il telefonino, ma no! Il Nokia primo tipo, sai, quel mattone, guarda, grandissimo. Cioè, consigliamo ai genitori di aiutare i figli a ricordarsi che durante l'estate, oltre al telefonino, che potrà essere usato in maniera molto limitata, per tempi molto ridotti, eccetera eccetera, non per tempi lunghissimi, perché ovviamente così riesco a fare tutto quello che devo fare, oltre al telefonino c'è un'esistenza fuori. Ci sono i campi estivi, c'è il mare, c'è la montagna per chi può, c'è tutto quello che volete, ma c'è anche la bicicletta e un campo da calcio dove andare a giocare con gli amici. Basta aiutare i nostri ragazzi a sfruttare quel telefonino per mettersi d'accordo per andare a giocare, non per giocare ai videogiochi. Infatti ti avrei tirato fuori il discorso, sai, costa tutto al giorno d'oggi, anche l'animazione, anche portarli di qua o portarli in piscina, quello che è un costo, no? Certo. Dobbiamo risparmiare, quindi ne va penalizzata quella che è l'educazione, diciamo così, dei figli, sì. Però tot soldi per lo smartphone, quelli bisogna trovarli. Bravissima, infatti ti stavo per incalzare, diciamo, esatto, così, dai. No? Ti stavo per incalzare con il concetto, beh, ma scusa, un telefonino non costa poco, no? Per quanto poco un telefonino costi, sono sempre quei 250 euro. Diciamo che era solo per evidenziare queste contraddizioni, che alla fine non è un concetto di soldi, ma è un concetto
concetto proprio di mettersi lì 5 minuti e fare un piano di settimanale, diciamo. Direi proprio il lunedì, il mercoledì, se non c'è la piscina lo porto, oppure se non c'è l'animazione, allora, vedi, scelgo alternative. Lo devi portare. Capisci? Ci servono i tassisti. Cioè, devi fare la trottola, no? E allora abbi pazienza, meglio seduta sul divano o in camera sua senza tormentare nessuno a giocare con il telefonino. Stiamo punzecchiando volutamente i nostri radioascoltatori. Sto facendo oggi molta ironia, vero, molta. Ci recuperiamo dopo magari, che ne stiamo, dici? Li stiamo punzecchiando, continueremo a farlo dopo la pausa. Rieccoci per questo nuovo step di questa puntata di Grani di Sale, sempre con Cristina e Gwendalina. E stavamo parlando appunto tecnologia sì, tecnologia no, a favore dei nostri figli. Compriamo la tecnologia ai nostri figli, che fa molto bene. Oggi è una puntata ironica, perché oggi gira sì, perché, così. Gwendalina, abbi pazienza. Cioè, mi sembra pressoché logico che la tecnologia fa bene solo in minime dosi. Mi sembra una cosa logica. Ah, no, fa okay. Bene in buone dosi a chi la vende, Cristina. Sì, scusa. Fa molto bene in buone dosi. Non dimenticarla. A chi la vende, no? Cioè, io oserei dire i negozi, ma anche i produttori di smartphone, eccetera, eccetera, si stanno veramente fregando le mani, perché dicono andiamo avanti, cioè comperate, ma anzi, ma guardatevi intorno, guardate le pubblicità e cominciate a fare i conti di quante pubblicità escono in 3 minuti di telefonia e quante pubblicità escono in 3 minuti di un prodotto che faccia veramente bene alla salute, no? Cioè, ti faccio un esempio, che ne so, pubblicità di una marca di palloni da calcio, quante ne vedi in televisione? O di un'azienda che produce materiali sportivi, no? Che possono incentivare a giocare, eccetera, eccetera, quante ne vedi in televisione? E non posso dirlo. Gran poche, te lo dico io. Però no, sì, insomma, poche, non volevo far pubblicità. Quante ne vedi invece di pubblicità di telefonia? No? Beh, direi che in proporzione c'è solo quella. Brava. No? Dal ballerino a esatto. Quant'altro. Insomma. E questo ti dice che stanno creando una esigenza, no? Una necessità effimera in ognuno di noi, perché la necessità dello smartphone ultimo modello che fa questo, che fa quell'altro, che fa le capriole, deve che fa solo anche fare il caffè. Eccola là. Ecco. Ma cioè, mi permetto, ti interrompo per dire che cosa, riferendomi al famoso professore della Porsche, sì, no? Sì. È necessità. È nel momento in cui c'è un bisogno. Certo. La tecnologia non è un bisogno. No, che non è un bisogno. È una dipendenza in questo caso. È una dipendenza. Stiamo dicendo le stesse cose con parole diverse. Stiamo. Allora, io sto ironizzando perché e io ti pazienza. Sto supportando. Esatto. Sono settimane che continuo a spiegare laddove vedo i genitori che lasciano i cellulari, ma no, ai bambini, stiamo parlando di bambini 4-5 anni, non di bambini, cioè di ragazzi di 16-18 anni, stiamo parlando di bambini che non hanno la necessità di usare il telefono. Io li vedo girare col telefono in mano, mi arrivano la mattina a scuola con il telefono della mamma in mano, perché intanto che venivano a scuola stavano giocando con il telefonino. Dimmi, che bisogno c'era di giocare col telefonino? C'è un bisogno essenziale, che non veda dove sta andando, perché altrimenti ti dice voglio andare dalla nonna invece di andare a scuola, e tu dovresti cominciare a spendere energie per aiutarlo a capire che è importante andare a scuola invece che andare dalla nonna. Rimane sempre comunque il fatto che nel momento in cui un genitore ha bisogno di parlare con il figlio, deve rapportarsi con l'adulto, e quindi la maestra, e quindi con la scuola, sì, o preside che sia. Certo. Quindi già lì è smontato il fatto della necessità del telefonino al ragazzino, che sì. Non ci sta proprio, no, insomma. Appunto, ti dico, cioè è una necessità effimera, cioè quella necessità che ci è stata costruita, no? E ci viene propinata continuamente come qualcosa di necessario, ma che necessario non è. Mentre è fondamentale, non è necessario, è fondamentale che i nostri figli escano di casa, vadano fuori a giocare in giardino col pallone, con le macchinine, ma con quello che volete. L'importante è che escano di casa, quindi prendano un po' di sole, che gli fa bene alle ossa e non è una leggenda, che si muovano, che comincino a prendere coscienza e rapporto con il loro corpo, perché
abbiamo veramente, in questo momento stiamo osservando bambini e ragazzini di 7, 8, 9 anni che hanno difficoltà di movimento e che non hanno problemi muscolari o problemi articolari tali per cui ci siano queste difficoltà, capisci? Quindi è necessario che cominciamo a lasciarli ad andare fuori, fuori, fare esperienza, attività con il loro fisico, ok? Certo. Ma di questo ne parleremo subito dopo la pausa. Rieccoci in questa puntata ironica di Grani di Sale, sempre sì, con Cristina e Gwendalina, che stiamo parlando della tecnologia per i nostri ragazzi fine anno scolastico come tra virgolette premio, a parte che sta diventando insomma questa, anzi lo è, questa necessità effimera, no, che si traduce che non è un bisogno. No, non è un bisogno. È un bisogno e un... quindi è meglio un pezzo di torta, direi. Ma è meglio un pezzo di torta? Beh, se ti sente la dietologa poi ci uccide, però. Ma un pezzettino di torta fa bene al cuore. Beh, ascoltami un po', un pezzo di torta e poi una bella pedalata in bicicletta. E vuoi che sia. E il pezzo di torta non fa più male, no? Cioè, fa bene il pezzo di torta, fa bene il giro in bicicletta, fa bene alla socialità, perché così incontri gli amici per la strada e ti fai quattro chiacchiere, si fa un giro insieme, fa bene al tuo fisico perché ti muovi e fa bene anche all'umore, perché stare fuori al sole, all'aria aperta ti veramente rinvigorisce, ti dà la carica, no? Fa bene per un sacco di motivi e esatto, non fa di certo male come stare appiccicati alla tecnologia che fa venire i crampi ai pollici o al pollice, a seconda di come guarda, si in usano. Questo momento, ma te lo lancio proprio come argomento che magari andremo a vedere nelle prossime puntate. E sta emergendo, e non so quanti sappiano che cosa sono, sta emergendo un termine che in tanti conoscono molto poco, si chiama Hikikomori. E che cos'è, punto di domanda? Sembra asiatico. È molto asiatico, però una cosa che sta succedendo a molti dei nostri ragazzi e spesso e volentieri non ci rendiamo conto che succede, ok? Per cui lasciamoli, anzi incitiamo i nostri ragazzi ad andare fuori, ad incontrare gli amici, non neghiamogli gli amici, perché magari quell'amico là è un po' antipatico, ma lascialo stare, stai in casa tu, guarda la televisione, guarda... Per fortuna che ci sono persone antipatiche, sennò sai che noia, no? Ma cioè, questo termine, no, ti interrompo, questo termine perché io sono curiosa di natura. E gli nasce un albero nella pancia. Esatto, spieghiamolo, anzi spiego ai nostri radioascoltatori. Allora, il termine è? Nasce Hikikomori. Hikikomori. Esatto, nasce dal nome di una principessa, che era una principessa giapponese, che praticamente... in cui per prima è stato diagnosticato questo problema, cioè ovvero? Quello della solitudine totale, cioè la chiusura di me stessa al mondo. Va bene? È una cosa strana. È una cosa molto estremista, direi. È una cosa che ci preoccupa, però, sai, perché è estremista, però sta succedendo a molti, moltissimi dei nostri ragazzi, più di quello che noi stiamo pensando. Per questo ti dico, aiutiamo i nostri figli ad uscire di casa. Uscire non per andare a far casino con gli amici, ma proprio uscire per andare a giocare a pallone, per entrare nell'ambito di quelli che sono rapporti sociali con gli altri amici, perché possono creare gruppo, possono creare rapporto, possono creare quella relazione che spesso e volentieri d'inverno o per la scuola o perché dove vai d'inverno vorrei mica uscire di casa o perché ci chiudiamo nell'ambito di quello che è il telefonino, spesso e volentieri ci porta ad un'abitudine che è molto pericolosa, ma la sviscereremo nelle prossime puntate. Nel frattempo ricordiamoci, diamo una chicca, un bel pallone al posto di un bel telefonone, ok? Con questo slogan terminiamo la puntata di
di oggi, perché esatto. Invitate insomma i vostri invitate, amici a casa, o se avete paura che sporchino, ma mandateli in cortile. Ma in cortile, che sporchino, ci picchia, c'è tanta acqua a sto mondo, si può anche lavare, dai, è vero, su via, sì. Infatti, sì. E con questo diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata, martedì prossimo, sempre dalle 13 alle 14, Grani di Sale, sempre con Cristina e Guendalina. Buona giornata a tutti.